generale, il tuo bombardiere è potente. Vola più rapido di una tempesta e porta più di un elefante, ma ha un difetto. Ha bisogno di un meccanico. Oggi non è il... non facciamo intervista. Arriva il Presidente della Repubblica. Sì, sono molto felice che abbia accolto l'invito a partecipare. Il Presidente del Consiglio? Il Presidente del Consiglio, noi abbiamo invitato il Governo, abbiamo invitato l'onorevole Letta che ha seguito soprattutto l'ultimo anno, forse è l'unico che ha seguito costantemente la nostra vicenda. C'è chi dice all'Aquila tutto a posto, è stato fatto tanto, nelle case avevamo perfino il fano, però voglio dire, dopo 8 mesi un fano, insomma, chiunque se lo sarebbe comprato se voleva asciugarsi i capelli. E non è quello, il problema è che nessuno ti sa dare certezza sul futuro. C'è anche questo scollamento dei ragionamenti, cioè che tu sei in grado di dire che hai tutto a casa nuova, però poi... nello stesso tempo dici che non sai più quando rientrerai a casa, però non riesci a collegarle le due cose. Ora siamo qui a commemorare i nostri morti e questo sarà il nostro lutto per sempre, però per me è una liturgia laica che non porterà a nulla, cioè non ci salverà questo da quello che stiamo vivendo, insomma. Ponete una domanda, avranno giustizia? Noi speriamo di sì, per loro ma soprattutto per le famiglie che stanno aspettando. Ecco, però non c'è rassegnazione, c'è la voglia di lottare, di chiederla ancora questa giustizia? Sicuramente sì, lotteremo fino alla fine. Noi non possiamo più stare fermi, stare zitti di fronte a queste cose qua, dobbiamo urlare forte la nostra rabbia e il nostro dolore e quindi ecco perché noi siamo qua per il secondo anno consecutivo anche con la certezza di poter costituire questo comitato di tutte le associazioni a livello nazionale che gridino ancora più forte i diritti di poter continuare a vivere la vita che ci è stata regalata. Se domani venisse il Presidente del Consiglio, che cosa ti sentiresti di dirgli? Di smetterla di prenderci in giro, di prendere in giro noi, di prendere in giro il resto dell'Italia, raccontando cose che non esistono e che non esisteranno mai qui.